ossia, quindi. Vedi quel lavoro lì quando lo metti adesso. Sale un po', sale un po'. Allora, Giovanni D'Azzarani lo conosce tutti, no? Uno dei Fabriani d'Acquarello, è iperrealista, folle, uno dei pochi iperrealisti, perlomeno uno di quelli che in Italia ci hanno avuto il coraggio di essere iperrealisti, perché da noi ci vuole il coraggio, perché è uno stile che non è neanche, secondo me, tanto capito in quanto ha proprio nella sua difficoltà e anche importanza nel palinsesto dell'acquarello. E lui c'ha anche un'umiltà incredibile, però c'ha una qualità che è immensa, c'ha una grandissima determinazione. E questo gli ha permesso con pazienza capire gli obiettivi che voleva, andare avanti negli anni, l'ha raggiunti anche velocemente, tutti quelli più importanti. E ormai lui rappresenta l'iperrealismo europeo, non solo italiano, europeo, e negli Stati Uniti, che è uno dei paesi dove l'iperrealismo, lo sapete tutti, no? Importante, e anche un mondo blindato dove con non tanta facilità si entra. Quindi è un grande grazie. Grazie. Grazie anche a te. Per aggiungere che l'altro coraggio che dimostri continuamente è di avere la capacità, di dare la disponibilità di fare dimostrazione di iperrealismo, perché non lo fa nessuno, non fa proprio nessuno nel mondo. Invece lui è stato capace anche di costruire questi momenti piccoli, avete visto anche il nuovo Gabriele Le Uova che ha fatto a Fabriani in acquarello, e che insomma non è facile, perché lui per fare un quadro delle dimensioni di quello che vedete, quanto ci metti? Una settimana. Adesso tenta di farlo in un'ora. Capirete che la qualità tecnica probabilmente non è la stessa, però ci mette a disposizione, ci fa questo dono, ci faccio vedere tutti i vari passaggi che lui fa nell'arco di una settimana, non in tre quarti d'ora, un'ora, diciamo. Vai. Ok, beh, andrò un po' velocemente, questo il dipinto, non so se si vede la telecamera, è questo qua, colorato, insomma, si vede meglio così. Farò molto velocemente, spiegherò solo il processo. Di solito quando parlo, quando dipingo parlo poco, però se fate domande tranquillamente. Tipo, io arriverei anche a costruire la texture della tovaglia, cosa poi infatti per esempio vi ho portato l'ultimo dipinto che avete visto su Facebook delle scarpe, è qui. E capirete man mano, lì ci ho impiegato 2 mesi, quindi è un po'. La mia pazienza deriva da anni di lavoro nel restauro dei beni culturali, e adesso non faccio più per motivi familiari, i bimbi. E niente, mi dedico a tempo pieno a questa pratica. Mi preme dire questa cosa, allora, l'iperrealismo per me è una semplice sfida, non è solo una tecnica, l'acquerello vero e proprio classico è un'altra cosa, quindi dico sempre di non prendere tanto in considerazione certe cose, solo per il fatto che per me è una sfida fino a dove posso arrivare io, cioè fino a dove la mano dell'uomo può arrivare. Quindi mi piace, io alcune volte quando dipingo mi fermo e dico, mazza che ho fatto, mi piace questa cosa, autoreferenziarmi. Da su, procedo. Ops. Allora. Mi maschero al volo delle cose. Sto usando adesso un liquido di mascheratura, ho intriso il pennello nel sapone prima, semplicemente per non rovinare le setole del pennello, in modo che
una cosa fondamentale del liquido di mascheratura è non fare la pennellata, cioè deve essere sempre a rilievo. Sì, per facilitare la rimozione e evitare che rovini la carta. È sempre il liquido di mascheratura, è un lattice naturale, quindi può mutare come... Infatti questo spero che si asciughi. Ok, così, facendo il pelo è tranquillo. Allora, un'altra cosa. Adesso mi vado a creare un attimo una base. La texture qui della tovaglia io l'avrei fatta semplicemente una base uniforme e poi creare tutte quante le sfumature. Adesso la vado semplicemente a riprodurre con la spugna. Una cosa molto semplice. Ho messo l'acqua e utilizzo questi nuovi colori. Sono degli stick ad acquerello. Perché uso questi? Semplicemente perché per il loro processo di creazione, quindi per l'estrusione, c'è pochissima gomma arabica, è tutto pigmento, quindi è purissimo. Una goccia, vai, quindi ti durano un'eternità. Può sembrare strano per me, cioè per un iperrealista, usare una cosa del genere, perché dici magari un po' più per prendere, no, mi piace prendere e fare il particolare, quindi me li metto in mano, semplicemente così, e vado, e me li mixo. Adesso me lo sciolgo un po'. No, beh, adesso... Guarda, paradossalmente, Rosina, quando devo creare un colore unico, ho la mia palette di ceramica, esclusivamente di ceramica, ma questa qui io non la pulisco da secoli. I toni che si creano non li riproduci più. Quindi la tengo... C'è sempre un mio colore in quel modo. Allora. Comunque Giovanni, questa coppia è stata studiata appositamente. Cosa? Ah, la coppia, sì, l'opposto. Questa è una semplice spugna di mare. Adesso che siamo stati in Grecia, ne ho comprata due da pescatori. No, l'importante è, quando si compra, è lavarla, perché c'è il sale, crea un casino incredibile. Tanto. Ma guardate, una cosa buffa che mi è capitata, Anna parlava della società americana. Quando sono entrato per la prima volta, abbiamo fatto, ovviamente per questioni del Covid, delle riunioni Zoom, loro erano sorpresi perché un italiano faceva questa cosa, avendo il mito di Michelangelo. Boh, mi piace, non concepiscono questa cosa qua. Ma che è?
Ok. Adesso mi inizio a fare un po'. L'ho semplicemente sciolto con il pennello piatto, ma non uso il pennello piatto. Per non rovinarmi la punta nello scioglierlo. Follia sempre. Vedete, questo che sto facendo adesso nella realtà sarebbero solo le basi, ma il primo step, quindi non le basi totali, cioè nel senso questa linea ripasso, ripasso, ripasso. Sì, guarda, in realtà ho diviso il mio lavoro come gli affreschi in giornate, cioè nel senso quando faccio un pezzo lo porto a fine, non è... mi creo tutte le basi, tutte le ombre, no, lo porto a finire. Forse è un po' più complicato per riattaccare il pezzo dopo, però preferisco fare così, tanto per complicarmi. Sì, sono tutte foto originali.
punti. Qui adesso sto usando una 300 grammi, ma io in realtà uso la 6,40 sempre. Prima ho usato sciogliere con il piatto, ma non lo faccio a tutti i colori, solo a quelli che sento più duri. Fate anche domande. Silenzio. Tutti concentrati nell'osservare. Sei in casa di me. Grano fino. Sto dipingendo anche in orizzontale, ma io di solito dipingo così. Sì. Tutto perché sfrutto un po' la gravità e poi non poggio mai la mano così, in quel modo. No, in realtà qui... Stare fermi, avere la mano ferma, in verticale, no? No, ti poggi semplicemente, cioè... Abitudine nelle cupole. Sì, sempre più peggio, insomma. Più parli più ti vedo pazzo, curioso. No, diciamo che mi è più comodo per alcune cose. Magari su qualche velatura grande lo rimetto in orizzontale. Perché l'appoggiare la mano è più riposante, credevo che rendesse l'atto più sicuro. No, invece in verticale c'è anche la difficoltà di tenere la mano meno appoggiata, quindi è meglio più, scusa, però hai più controllo del pennello, non appoggi la mano, lavorando in solo hai una si vede quello che c'è spiegare lei un'altra lo so chi è.
Maggiormente per i dettagli. E ovviamente qua sulle linee, cioè, sto facendo una base molto grossolana, però in realtà mi vado a guardare tutte le ombre nelle ombre, cioè, quindi adesso per esempio l'ultima la faccio come in realtà la andrebbe fatta nel mio stile. Precedente parte di restauratore, no? Però bisogna sapere qual è stato perché hai scelto, cos'è che ti ha attirato di questa tecnica? Mi ha attirato un artista che purtroppo è morto 2 mesi fa, un artista americano, Chuck Close, un ritrattista enorme che non ho avuto modo di incontrare lì in America. E lui arrivava a delle cose assurde, cioè è possibile la mano, l'uomo riesce a fare queste cose. Da lì sono partito un po' a fare questa tecnica, però ovviamente dipinti lui di 10 metri, cose del genere. Anche la tipologia dei lavori sembrano quasi dei pixel. Sì, lui lavorava molto, l'ingrandiva tantissimo. È un paio di mesi fa è morto. Sì, ha ritratto tantissimo. Lavori grandissimi. Allora, l'ultima linea, per esempio, non andrei con una base diretta, ma è una tovaglia, quindi si muove. Ovviamente aspetto che si asciuga. Aspetto che si asciuga. Mi muovo. Dici, perché non lo fai bagnato su bagnato? Quella sfumatura bagnato su bagnato si fonde un po' troppo per quando devi creare una texture. Invece a me piace sovrapporre, sfruttare la trasparenza dell'acquarello per sovrapporre gli strati. Cioè, quindi se io devo creare una, per esempio una texture, cioè la linea, e poi devo fare tutte le lineette, non vado a fare la base piatta sotto, una base sempre movimentata, e poi con le linee si sfumano da sotto. È la stessa tecnica che usavano quelli che dipingevano le stampe, le incisioni. Cioè avevano l'incisione che dà il chiaroscuro e loro davano la base. Però qui è al contrario. Ok. Questa, diciamo, è la base. Nel frattempo che si asciuga un po', vi mostro. Ah.
lascio nella busta perché non l'ho verniciato per proteggerlo. Però guardate la texture. Prendetelo pure. Praticamente su questa base fai le trattine. Sì, tutte queste cose. Tutti i trattini piccoli piccoli. Aspetta, guarda, lo tiro fuori, magari. No, lascialo. Si vede, si vede. Cioè, con la mascherina metti i trattini delle cuciture? O no, qui? Allora c'è la base, questo per esempio è il cobalt blu, cioè la base più chiara, e poi io mi vado a creare con tutti i grigi trattini con lo stesso tono. Sì, ma quelli bianchi lì a me. Quelli bianchi sono il bianco del foglio. Ah, il bianco del foglio, questo è la mascherina lì. Questo è, allora, io adesso sto studiando la retroilluminazione, nel senso o da dietro o da sotto o da sopra, non frontale. No, è bellissimo, questa luce qua e qui è... Ma dai, fatelo girare. Guardate, le ombre qui... No. Sì. Giovanni, tu quando cosa dicevi per la retroilluminazione? Dietro qui? Cioè, la luce è da dietro o da sopra o da sotto? Da sotto. Questo è fatto da sopra e da sotto, quindi c'ha due. Ma non voglio dire proprio la retroilluminazione del quadro. No, cioè quando io vado a fare la foto per poi fare il quadro, metto la luce in questo modo, non la metto frontale, questa non è luce frontale. In modo che disegna, soprattutto quella da dietro, ti disegna proprio tutto lo skyline dell'oggetto, quindi fai tutto quanto. Come facevo, però? Alla fine. Questa composizione te la sei fatta a casa, ci hai fatto la foto? Sì. Ah, ecco. Questa è la mia, vedi, se ti no, perché altrimenti uno per avere la retroilluminazione, cioè nel senso, o trovi una foto perfetta, altrimenti te la devi fare già. E l'ombra lì? Sì. E lo spostamento qui? No. Facendo un reportage con Letizia. Grazie. Singola parte della avete visto tutti o perché poi lo puoi poggiare lì. Sì. Sì. Questo è molto
Due mesi. Una media di 5 ore al giorno. Già la preparazione del disegno è lunga, sì. Però qui per esempio Ida non ho disegnato tutto, cioè nel senso alcune texture sono dirette a pennello, quindi è tutto. No, ma io parlo proprio. Ah, tutto la sì. Su Instagram qualcosa hanno visto, sì. Il tempo ci sto, io poi non mi rendo conto. Ah, sì. Ah. Allora ci vediamo a Natale. Ovviamente nel iperrealismo perché è importante creare la texture? Perché sono quei minimi dettagli che poi ti danno il risultato. Qui per esempio io adesso sto usando una semplice tinta neutra, cioè quindi io passo sopra, ma in realtà quando io passo sopra il colore avrei fatto il colore più scuro, non avrei usato la tinta, quindi pezzo per pezzo per pezzo. Quindi solo questo ci avrei impiegato una quaresima. Però posso anche fare così.
Adesso, creata la base, inizio a dettagliare. Molto velocemente. Adesso la misura del pennello qual è? 4. Io la misura più grande che ho è il 6. Se no è il più piccolo è il 20-0. Un pelo.
incidenti di percorso capitano a tutti, no? Tipo il pennello che ti cade sul lavoro. Il verticale ti aiuta per quello. Ti aiuta per quello, ma è capitato. Ma non hai possibilità di correzione? Guarda, non so, cioè si nota poco. Per esempio lì il foglio ha avuto un problema di assorbimento, ma normale, lo fa, me lo diceva anche Federico, il mastro del taglio. E ha fatto una macchia, ma l'avevo quasi finito, adesso butto tutto. Invece l'ha fatta solo lì, quindi per non farla vedere ci ho dipinto attorno. Quindi il colore della macchia è quello che è attorno. È capitato, cioè capitano se, oppure ti cade, se ti cade sulla parte chiara, o la camuffi o butti. Se non la provate, pensi anche in macchiata, che era stata da No, no, foglio interno, 56. Foglio interno, più grande? Più grande di 56-70? 100x70. Ma raramente? Sì, dipende poi. Si vede? Sempre su un paro alla volta oppure... Sì. Quindi aspetti che perfumi. Io non uso mai il fono proprio per questo motivo, a parte rovina un po' le fibre della carta, secondo me, su quello che devo fare io. Però preferisco proprio che si asciuga naturalmente di suo. Ho provato una volta a lavorare su due situazioni, ma stabile. Sì.
mi fermo qua. Processo che infinito. Infinito. Ecco, questo qui secondo te è un quadro accettabile o è utile nel senso che no, è una base veloce, cioè nel senso molto 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 velocizzato. Uno sketch. Meno di uno sketch. Però parto così per poi arrivare a qui. Non ci sento, come hai sentito il telefono.